Renato Fida, Fly CGL. Buonasera, sono Renato Fida, segretario della Fly CGL della Piana di Gioia Tauro. Io farò una brevissima considerazione su questo incontro di questa sera, anche che secondo il mio parere è importante, che doveva avere un pochino più di tempo per poter esplicitare le questioni che stiamo discutendo. C'è bisogno di tradurlo e continuo? Sì. Sì. Una piccola considerazione: noi ci troviamo nella Piana di Gioia Tauro, che rispetto al territorio calabrese ha una diversa specificità. La specificità che c'è nella Piana di Gioia Tauro è diversa dalla specificità dei territori che sono nella Piana di Lamezia e nella provincia di Cosenza. Anche se la Calabria come territorio è molto piccola, la zona più povera, parlando di agricoltura, è la Piana di Gioia Tauro. Considerate che i terreni agricoli, la media coltivabile dei terreni agricoli è di 3 ettari nella Piana di Gioia Tauro. Quindi una proprietà molto frastagliata, fatta di piccoli appezzamenti di terreno che si basano sulla coltivazione di agrumi e olive. Questa specificità ha fatto da sempre questo territorio un territorio molto povero a livello agricolo. Fermo restando che nei periodi che vanno nell'immediato dopoguerra, chi era proprietario di un piccolo appezzamento di terreno integrava il proprio reddito e riusciva anche a mandare i figli all'università. Entra in crisi il sistema agricolo della Piana di Gioia Tauro con la crisi internazionale e con la non commercializzazione degli agrumi a seguito delle truffe che in un territorio ad alta densità di crimine, di criminalità, che è quello della Piana di Gioia Tauro, in tutti questi anni non hanno fatto altro che truffare e rubare i soldi della comunità europea. A seguito di queste truffe è entrato in crisi il sistema agrumicolo della Piana e le arance vengono pagate ad oggi a 5 o 7 centesimi al chilo. Le lotte che noi stiamo portando avanti, non da adesso ma da 100 anni, perché la CGL è da 100 anni che è nata, che vive e che lotta e difende i diritti dei lavoratori, di tutti i lavoratori, di tutto il mondo. Da pochi mesi abbiamo iniziato a fare nella Piana di Gioia Tauro un modo diverso per contattare i lavoratori agricoli. Stiamo sperimentando il sindacato di strada, nel senso che andiamo ogni giorno a trovare i ragazzi migranti per capire quali sono le loro esigenze, le loro difficoltà, dove vivono, cosa fanno, per portare quelle che sono le nostre idee, le nostre proposte, le nostre lotte, le lotte contro lo sfruttamento, contro il caporalato, perché queste sono cose che noi abbiamo fatto da sempre nella Piana di Gioia Tauro. 40 anni fa, 50 anni fa lo facevamo con i nostri braccianti. Da 50 anni diciamo no al sottosalario, no al lavoro nero, no al caporalato. E ad oggi poco è cambiato. Salvino poco fa diceva che le grandi
battaglie che noi facevamo, che lui faceva perché è stato dirigente sindacale della Piana di Gioia Tauro, storico dirigente sindacale. Facevamo le iniziative perché i nostri braccianti venivano trasportati sui furgoni e sui camion come oggi venite trasportati voi, i ragazzi. E i nostri braccianti morivano sulle strade per cambiare questa situazione occorre mettersi tutti insieme, fare rete con tutti, con quelli che ci stanno, con quelli che hanno a cuore lo sviluppo della Piana di Gioia Tauro, della Calabria, e accogliere i ragazzi africani che vengono qui a lavorare, perché noi consideriamo e pensiamo che gli immigrati sono una grande risorsa anche per la nostra zona. A questo punto c'è una grave responsabilità che a livello istituzionale nessuno mai ha posto un piano di sviluppo agricolo per la Piana di Gioia Tauro. Non possiamo rimanere a due alla monocultura, uliveto e agrumeto, dobbiamo diversificare le coltivazioni nella piana. È sempre mancato, per quanto ci riguarda, una politica che va verso questo settore. Perché ci sono le connivenze tra l'andrangheta e chi gestisce il potere politico in Calabria e nella Piana di Gioia Tauro. Occorre quindi un insieme, mettersi tutti insieme, le associazioni, i migranti, la Chiesa, con tutti quei soggetti che ci stanno per far ripartire l'economia agricola della Piana di Gioia Tauro. Se tutti insieme, i lavoratori, i piccoli proprietari della Piana di Gioia Tauro, lottano insieme per raggiungere un obiettivo che è quello dello sviluppo, sicuramente arriveremo a far pagare i lavoratori migranti con il rispetto del contratto provinciale di lavoro. Grazie.